Bentornati all'appuntamento con il Salotto dei Libri. Anche oggi affronteremo un argomento che sicuramente sarà di vostro gradimento. Parliamo in modo particolare di eroi. E lo facciamo subito con Maurizio Di Stefano, benvenuto, Buongiorno. funzionario del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo, e con il nostro amico affezionatissimo Andrea Costantin. Grazie. Bentornato, benvenuto. Dicevo, gli eroi. Beh, certo, nell'immaginario collettivo l'eroe è colui che salva il mondo, salva le vite, ma pensiamo sempre, questa parola probabilmente ci fa tornare in mente, a personaggi come Superman o Spider-Man, non so, ma ci sono tanti eroi, tutti i giorni, anche chi riesce a mandare avanti una famiglia intera con uno stipendio di meno di 1.000 euro, possiamo definirlo un eroe. Ma partiamo dall'eroe di Andrea Costantin, prendendo spunto dal libro Il silenzio delle stelle. Anche qui ci sono diversi eroi che praticamente stanno sulla strada, combattono e difendono i deboli e i derelitti. E sono, i miei eroi di solito sono interpretati da gente comune, questo è anche un espediente narrativo. Sono o ex, qualcuno è un ex commissario, ma il più delle volte sono gente di strada che decide di interpretare quel ruolo sostanzialmente. Quindi si distacca un po' da quello che ad esempio avviene nel cinema o anche nella letteratura. Abbiamo i vari commissari nella letteratura, i vari autori sia moderni che passati. Qui invece c'è questo ribaltamento dei ruoli. L'eroe è la persona di strada, la persona, l'uomo comune sostanzialmente. L'uomo comune che appunto si trasforma in un eroe, come del resto fanno anche i vigili del fuoco, ma anche tanti altri corpi di polizia, per esempio, che tutti i giorni rischiano la vita. Però personalmente io ho più simpatia per i vigili del fuoco di Stefano, perché il carabiniere, il poliziotto, magari chissà, ti può fermare con la macchina e farti anche la multa se non porti la cintura di sicurezza. Invece il vigile del fuoco può soltanto esserti di aiuto, ecco, io la vedo così. Che idee hai? Beh sì, è un po' un modo comune di vedere queste cose. In effetti le forze dell'ordine svolgono un'attività egregia e quindi ci difendono e ovviamente fanno in modo che venga garantita la nostra sicurezza. Poi però dall'altro canto hanno anche questo strumento che tu ricordavi. Sì. I vigili del fuoco prevalentemente invece fanno attività di soccorso e quindi magari sotto questo aspetto almeno sono visti in maniera un po' diversa, sono visti. Quindi sì, ci può stare anche se noi cerchiamo di, come vigili del fuoco, di garantire la sicurezza intesa come sicurezza da pericoli che possono essere pericoli di varia natura. Abbiamo visto diversi esempi in questi giorni, quali sono le difficoltà che una nazione, un territorio come il nostro può vivere in determinati momenti, quando magari le forze della natura fanno sentire veramente quella che è l'energia di cui dispongono. E quindi noi cerchiamo di operare al meglio per garantire la sicurezza delle persone e ovviamente sotto questo aspetto abbiamo un consenso che ci viene da parte della popolazione e che ovviamente ci fa molto piacere sentire. Ed è per questo che mi piace definirvi gli eroi moderni, perché insomma non dico tutti i giorni, ma quasi comunque salvate anche delle vite umane, basti pensare a degli incendi e quindi mettere in salvo chi ne è vittima, ma anche tutti gli allagamenti che ci sono, anche nei sottopassi durante, anche in provincia di Teramo, no? Quando c'è maltempo, insomma voi salvate tante vite. Sì, adesso tornando all'esempio che stai facendo sui sottopassi, capita frequentemente che in occasione di situazioni di maltempo un po' più accentuate del solito, sottopassi rimangano allagati a causa dell'acqua che magari non viene sufficientemente aspirata da quelle pompe che sono lì per fare in modo che i sottopassi siano sempre fruibili. E capita a volte, come è successo recentemente anche in provincia di Teramo, in diversi sottopassi nella zona della costa sud del Teramano, che alcune persone magari imbocchino questi sottopassi pensando che il livello dell'acqua sia piuttosto basso, invece tutt'altro, il livello dell'acqua a volte è alto, l'auto va in galleggiamento, poi l'acqua inizia a filtrare all'interno dell'abitacolo e ecco che una situazione ordinaria rapidamente si tramuta in una situazione di estremo pericolo. E quindi in questi casi noi accorriamo, su richiesta ovviamente di chi si rende conto che c'è questa situazione di pericolo e, come è successo anche qualche giorno fa, cerchiamo di recuperare il più presto possibile persone dall'abitacolo per metterle in salvo.
E questa è una situazione di pericolo che si registra sempre più frequentemente e quindi soccorriamo le persone che si trovano in difficoltà. Ma lo facciamo anche in tanti altri scenari, i più disparati. Eh sì, ma ne parleremo, perché ce ne sono Certo. tanti di scenari, incendi, calamità come quelle che abbiamo descritto, ma anche terremoti, insomma, sono veramente tante le attività dei vigili del fuoco. E parlando di eroi vorrei proprio metterle in evidenza anche per spiegare qual è la vita del vigile del fuoco, molto molto difficile e anche pericolosa, perché si rischia anche la vita, del resto quando si è a che fare con queste problematiche. Anche la vostra vita è in pericolo, su questo non ci piove. Ma torniamo per un attimo invece adesso al libro di Andrea Costantin. Questi eroi come nascono? Che cosa vogliono fare? Come vogliono risolvere, se vogliamo, l'umanità e Sì, tutto ciò che non va? un attimo, volevo fare una piccola parentesi, volevo unire il tuo apprezzamento per i Vigili del Fuoco, perché io ho fatto 3 anni di Croce Rossa, di volontariato, e mi ricordo nelle emergenze tutti i corpi erano speciali, però soprattutto i Vigili del Fuoco ho avuto una buona intesa perché il personale era ottimo sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano, quindi ho un ottimo ricordo. Dal 2003 al 2006 ho fatto servizio con la Croce Rossa e devo dire che ne sono rimasto ben contento. Chiusa la parentesi, mi avevi chiesto come nascevano i personaggi. Sì. Sì, io partirei proprio dal principio, dalla scuola, quando ci facevano studiare gli eroi classici antichi, Achille, Patroclo, Agamennone e via dicendo. E vedevi che questi eroi erano dei semidei praticamente, perché erano fortissimi, quasi invincibili, però avevano un lato umano, perché dovevano battersi contro il male. Avevano le loro debolezze e questo mi colpiva perché dici, sono vicino agli dèi eppure sono così fragile allo stesso tempo. E mi colpiva insomma questo contrasto, questa specie di paradosso che contraddistingueva i personaggi. E poi devo dire che mi colpiva poi nel caso di questi eroi classici c'era la gloria imperitura perché loro con quelle gesta, le loro gesta leggendarie venivano tramandate nei secoli a venire. Ma non è per, io dico, quando uno fa un gesto buono, non lo fa per la gloria, questo lo voglio mettere bene in chiaro. Dico, però è normale che è naturale che se qualcuno appunto salva una vita o si dedica al prossimo non per il proprio tornaconto debba poi essere ricordato. Io parlando ancora di scuola mi ricordo quando studiammo la prima guerra mondiale e io soffermai la mia attenzione sempre su Enrico Toti, il famoso personaggio. Lui era laziale, che lanciò la stampella contro gli austriaci, nonostante fosse stato colpito. Ma la cosa che mi colpì ancora di più è che lui era già senza una gamba, perché l'ha persa durante un incidente ferroviario prima, e volle a tutti i costi arruolarsi e combattere. Dovette intervenire addirittura il duca d'Aosta, i reali, dovette intervenire per farlo insomma, arruolare, perché effettivamente con quella inabilità lui non poteva E arruolarsi. certo, per molto meno e non ci si arruola. E lui è andato pure incontro alla morte perché colpito da un primo proiettile al petto, si è rialzato e ha preso la stampella. Nun moro, urlò il romanesco in dialetto laziale, insomma. E poi con l'otto in fronte l'ha finito, però ebbe Andrà a sì, andò a firmare. firmare, sì. Però questa caparbietà, questa costanza mi colpì, come colpì poi altri eroi, Cesare Battisti, vabbè, Garibaldi è famosissimo, già. Nella Eh nostra sì. storia, Pietro Micca pure, un altro che fece. Eh sì, e sono infatti proprio gli eroi, quelli di un tempo anche diversi da quelli di oggi. Insomma, non c'è bisogno di morire o di perdere la vita per il bene della patria per essere definiti tali. Del resto, proprio un mesetto fa circa, una donna salvata proprio da due civili, proprio da un sottopasso a Francavilla, subito, giustamente, questi due giovani sono stati definiti eroi, perché per essere tali non bisogna far, insomma, chissà quali grandi atti eclatanti, basta poco e si fa per dire per poter assolutamente poter ottenere questo titolo. Oh, ma i vigili del fuoco, intanto bisogna avere una certa propensione per poter diventare vigile del fuoco, perché credo che una persona che sia di animo buono e che voglia aiutare gli altri, che voglia impegnarsi in questo, possa svolgere per bene questa professione. Sì, sicuramente è un ottimo requisito. Innanzitutto noi non ci definiamo eroi,
perché gli eroi sono altri, facevo un riferimento prima, in un momento di difficoltà come questo, magari chi non riesce a trovare il sostentamento per la propria famiglia e quindi combatte ogni giorno per affrontare situazioni difficili e che lo mettono a dura prova. Oppure, ecco, la persona di passaggio che si trova in una situazione di estremo pericolo e dà il suo contributo per salvare una vita, sì, questi possiamo definirli eroi. I vigili del fuoco non amano definirsi eroi, sono più che altro della gente che ha scelto di fare un mestiere, a volte anche per necessità, perché ovviamente molti lo fanno per la ricerca di un'occupazione, altri lo fanno perché sentono veramente la necessità di poter servire la comunità in quella maniera, quindi vestendo la divisa dei vigili del fuoco. Poi una volta che si è all'interno del corpo scatta quel meccanismo appunto di appartenenza ad un corpo, delle finalità per cui quel corpo interviene e quindi di soccorrere gli altri, di aiutare, di dare una mano a chi ha più bisogno, per cui tutti poi hanno un trasporto particolare nell'attività che vanno a svolgere. E quindi come prerequisito quali sono? Qual è il prerequisito necessario affinché si diventi vigili del fuoco? Ovviamente ci vuole una buona preparazione. Sempre fisica ovviamente, infatti tra le prove selettive ce ne sono fisiche, ci sono alcune prove che sono fisiche, sono anche abbastanza dure, difficili da superare. Questo è il motivo che spiega per quale motivo, scusate il gioco di parole, per cui nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono poche donne. Se andiamo a vedere le percentuali di donne in polizia o nei carabinieri è superiore ad esempio a quelle che sono nei Vigili del Fuoco. Ma perché? Perché c'è una prova fisica dove sono diverse discipline, diverse fasi da superare e sono veramente dure, quindi pochissime donne riescono a superarle, queste prove. Poi c'è la preparazione tecnica, quindi tutte le fasi di accertamento che vengono fatte durante la selezione sono anche volte a valutare le capacità tecniche e le conoscenze che questa persona ha. Nel momento in cui si riesce a superare un corso di vigile del fuoco, diciamo che si è pronti fisicamente e anche tecnicamente o comunque a livello generale si ha una preparazione adeguata. E poi il resto lo fa la formazione, quindi il corso di formazione, l'addestramento e tutta quell'attività periodicamente che si fa per fare in modo che il vigile del fuoco sia un professionista, un soccorritore professionista, che grazie alle sue conoscenze, alle capacità, alle strumentazioni e ai mezzi che ha a disposizione è in grado di soccorrere gli altri. Ecco, ma questa naturalmente è una bella trafila, no? Che ci porta poi a diventare dei bravi vigili del fuoco, ma quando si è poi davanti al pericolo, la teoria lascia il posto alla pratica, cioè la realtà, perché insomma, fin quando si fa un corso di formazione o comunque delle dimostrazioni, no? Della propria attività, la si fa in un certo modo e per bene, ma quando ci si trova poi di fronte alla realtà? Beh, dobbiamo un po' distinguere. Innanzitutto hai appena parlato della formazione, subito dopo invece, nel momento in cui si va all'atto pratico a effettuare un soccorso, che succede? Innanzitutto quello dei vigili del fuoco è un lavoro di squadra, quindi c'è sempre una squadra che interviene, che è formata da cinque elementi, tra cui un capo squadra, e quindi il neo vigile del fuoco è assistito anche dai colleghi nei primi periodi, nei primi anni, quindi sarà colui che il neo vigile del fuoco all'interno di una squadra, quindi ha bisogno di un occhio di attenzione particolare. E quindi in quel momento c'è una fase di crescita che si avvia e poi prosegue. Nel momento in cui il vigile del fuoco è un vigile del fuoco esperto, e lo è attraverso la formazione, l'addestramento periodico e poi l'esperienza sul campo, quel vigile del fuoco si troverà in diverse situazioni di pericolo. E quindi cosa succede? Ha paura, non ha paura in quelle fasi? Ma la paura è un sentimento che ci mette in allarme davanti a una situazione di pericolo che può essere fisica, nel caso nostro lo è quasi sempre, o anche per altre situazioni. E quindi per noi è una sorta di campanello di allarme, cioè, ti fa capire che lì c'è una situazione di pericolo potenziale per te e per la tua squadra, perché poi si ragiona sempre in quest'ottica. E quindi cosa si fa in quel momento? Si cerca di capire qual è la situazione di pericolo e come può essere affrontata al meglio, attraverso appunto le conoscenze che si hanno, le attrezzature di cui si dispongono, le tecniche che sono state apprese durante la formazione e gli addestramenti. Quindi il vigile del fuoco, nel momento in cui interviene uno scenario, che è quello che immaginiamo che più calza per una situazione di questo genere, quello di un incendio, un'abitazione con delle persone all'interno da salvare. Per cui non c'è tempo da perdere, bisogna intervenire rapidamente e quindi attraverso appunto queste tecniche, le attrezzature che si hanno a disposizione e i DPI, che sono i dispositivi di protezione individuali, sono tutti quei
vogliamo chiamarli capi d'abbigliamento, ma non solo ovviamente, perché poi abbiamo anche l'elmo, abbiamo anche delle protezioni ulteriori che possiamo utilizzare. Quindi il vigile del fuoco, nel momento in cui interviene in quello scenario, è consapevole del pericolo che corre, ha coscienza della sua preparazione, delle sue capacità e di quelle che sono le dotazioni che ha a disposizione per affrontare quella situazione. Quindi l'affronta di solito in condizioni di sufficiente sicurezza. E ha accennato giustamente Maurizio Di Stefano al discorso della paura, argomento che è stato preponderante nella puntata precedente del Salotto dei Libri. Però gli eroi anche hanno paura, come ha paura probabilmente l'eroe del tuo libro che stiamo facendo vedere quest'oggi, Il Silenzio delle Stelle, ma anche di tanti altri eroi che sei solito raffigurare in questi volumi. Sì, questi personaggi hanno sì paura, però diciamo un po' con l'esperienza hanno formato una certa corazza che si indurisce, si spessisce metaforicamente parlando ogni volta che affrontano un avversario diverso. Quindi da quel punto di vista ogni volta che scendono sul campo diventano sempre più forti perché abbattendo il loro nemico è come se acquisissero, diciamo così, l'anima dello sconfitto. Discorso un po' astratto, però serve per far capire come l'indole di questi personaggi. E a proposito del discorso degli eroi, le sfumature mi hanno colpito. Di recente noi ascoltiamo la terminologia corrente, ci fa ascoltare questi termini come eroi del campionato, eroi dei fumetti, e ho notato come un po' nel tempo si è persa la valenza originale di questo termine. Naturalmente, occupandomi pure di libri, mi piace parlare un po' di filologia, di studio, Certo. e dico che non sto prendendo una critica, però ho notato che si è persa un po' la sfumatura, la valenza originale. E quindi non dico che la parola eroe deve essere, diciamo così, attribuita soltanto a chi è nelle forze militari, nelle forze dei vigili del fuoco, o chi appunto è un professionista del soccorso, ma può essere utilizzato anche per le persone comuni che si possono trovare casualmente, forse citavamo i vari casi, quel caso che citavi tu prima, dei due passanti che hanno salvato la donna nel viadotto, oppure io mi ricordo per esempio uno più recente, quella della nave Concorde, dove un ragazzo fece passare i bambini e anziani, lasciò il suo posto e rimase sulla nave come doveva fare il capitano fino alla fine. Per cedere il posto a chi, insomma, era in difficoltà. Quindi, come dicevamo prima, l'eroe può avere diverse sfumature. Può essere addirittura un personaggio della letteratura moderna. Pensiamo a Jacopo Ortis, quello del Foscolo, che poi col gesto estremo si suicida perché non ha più una patria da difendere, una battaglia. La sua donna si è sposata con un ricco possidente, ormai non ha più niente a cui attaccarsi e quindi muore. Si suicida. Oppure possiamo parlare, che ne so, di Zeno, la coscienza di Zeno. Io faccio sempre riferimenti letterari perché giustamente mi vengono in mente quelli. Però mi piacciono più gli esempi reali che ti ho fatto all'inizio, i vari eroi della storia italiana soprattutto. Certo. E poi perché gli eroi? Perché mi è sempre interessato parlare di cosa fanno i guerrieri quando riposano, o in teoria non hanno una guerra. E il libro mio di riferimento è stato quello di Tsunemoto, che poi è stato riscritto da Yukio Mishima, si chiama La via del samurai, famosissimo. Per noi occidentali è diventato famosissimo col suicidio, purtroppo rituale del seppuku, che si fa in Giappone, fatto da Mishima. C'era questa crisi di valori appunto orientale, lui si suicidò e il suo libro, uno dei suoi ultimi commenti che fece appunto alla via del samurai, arrivò anche in Occidente. E la via del samurai è una serie di precetti che possono essere applicati anche all'uomo moderno. Sono delle regole di etica più che altro, di vita che possono essere applicate anche a noi. Il samurai era un guerriero che combatteva per il suo signore, lo difendeva e quando non combatteva però doveva seguire dei determinati precetti. È uno importante, fondamentale degli ultimi che mi ricordo. Che mi è piaciuto molto è quello che dice: ricordati che oggi devi essere migliore di ieri e domani devi essere migliore di oggi, perché questa è la via da percorrere e l'addestramento non finisce mai, nel senso che dire, la vita va affrontata in questa maniera qua. È uno dei tanti precetti che poi vanno presi come
con le molle, perché è un libro che è stato scritto nel 1600-1700. Però secondo me... Il concetto è assolutamente moderno. Anche i Vigili del Fuoco si devono, immagino, preparare sempre, comunque continuare una propria formazione. Eh sì, quello che ha detto a proposito dei samurai, quindi che l'addestramento non finisce mai, è verissimo per noi. Quindi l'addestramento non finisce mai, ma poi dobbiamo dire anche che nei Vigili del Fuoco si lavora molto su quella che è la definizione di nuove procedure, la definizione di nuove attrezzature. Abbiamo visto a Rigopiano, per esempio, durante i soccorsi per estrarre quelle persone che erano rimaste vive all'interno dell'albergo, e purtroppo, ahimè, anche quelli che erano deceduti, che in condizioni estreme, veramente di estremo disagio per le condizioni che si erano venuti a determinare a seguito della slavina che era caduta sull'albergo, si è riusciti con delle attrezzature anche innovative che stiamo sperimentando e lì sono state adottate e utilizzate per la prima volta, a individuare le persone che erano all'interno di quello che restava dell'albergo e a recuperarle buona parte in vita. E quindi sicuramente l'addestramento non deve finire mai, e quindi il Vigile del Fuoco si addestra periodicamente, sviluppa nuove specializzazioni. Quindi noi in tempi recenti abbiamo sviluppato nuove specializzazioni, quindi non so, avete avuto modo di vedere quando ci sono delle ricerche di persone, voi giornalisti di solito ci seguite, che c'è un nostro mezzo che si chiama UCL, che sta per unità di comando locale, quindi un posto di comando avanzato, con all'interno delle attrezzature anche informatiche per le telecomunicazioni, con del personale che negli anni più recenti è stato formato in tecniche che si chiamano TAS, quindi topografia applicata al soccorso, per la mappatura del territorio, per dividerlo in aree, per fare delle ricerche in maniera tecnica e tecnologica, tracciando tutti i percorsi che i soccorritori fanno per verificare poi quali sono le zone ancora da battere e quindi ritrovare finalmente la persona che si sta cercando. Quindi addestramento sì, per dare la risposta alla tua domanda, ma anche specializzandosi con nuove attrezzature e nuove tecniche. E spesso e volentieri qualche anziano si perde per i boschi, però fortunatamente spesso Riuscite sempre a individuarlo, anche grazie forse a questi mezzi importanti che potete utilizzare. Sì, sì, la tecnologia ci sta venendo incontro e quindi grazie anche a queste nuove tecniche riusciamo sempre più ad essere efficaci. Ma parlavamo di paura. Io sono sicura che anche voi avete paura in quel momento, soprattutto in casi di estrema difficoltà, quando c'è un incendio particolarmente spaventoso, quando temete di non riuscire a salvare delle vite umane. Sì, sì, la paura c'è sempre, l'ho detto prima, è una sensazione che ci assale e che ci mette in allarme da una condizione di pericolo. Quindi noi dobbiamo leggere in questo modo, cioè non la paura che ci assale e ci fa tremare, ma quella paura che ci mette in allarme e che ci fa capire che stiamo rischiando in maniera consistente, e quindi dobbiamo adoperarci per fare in modo che quello rischio rimane tale, che non si concretizzi. E quindi lo possiamo fare attraverso appunto la capacità di self-control che il Vigile del Fuoco sviluppa nel tempo. Quindi già nel corso di formazione viene messo a dura prova, quindi deve superare tante situazioni difficili, di pericolo, e quindi si abitua a gestire una situazione di pericolo, e poi nell'atto pratico, nell'intervento di soccorso reale, è già formato per poterlo affrontare al meglio, e il resto, come dicevo prima, lo fa l'esperienza, per cui si convive con la paura, anzi è nostra amica, perché come dicevo prima è quel campanello d'allarme che ci consente di capire che stiamo rischiando, e quindi dobbiamo un attimo fermarci. Ovviamente parliamo di attimi, perché la situazione di soccorso non possiamo prendere tempi lunghi, magari fosse così. Un attimo, fermarci, riflettere. C'è il caposquadra normalmente che in questo caso dà delle indicazioni, dà delle direttive con il supporto e il concorso della squadra, e quindi si resetta un attimo e si vede qual è il modo migliore di intervenire con le attrezzature, con la professionalità, con l'addestramento che si ha a disposizione, di cui si è fatto bagaglio. C'è un'esperienza in modo particolare che ti è rimasta nel cuore, che, alla quale ripensi con paura o con soddisfazione, o che comunque ti è rimasta impressa, che non dimenticherai mai tra tutti gli interventi? Ma guarda, piuttosto che parlare di interventi di cui sono stato protagonista o sono comunque a cui ho partecipato, preferirei ricordare un intervento in cui un nostro vigile del fuoco, libero dal servizio, perché funziona così. I vigili del fuoco fanno attività di soccorso e salvano la gente, d'accordo? Bene, questa è un'attività ordinaria, per cui difficilmente voi alle nostre feste, quando, a proposito, il 4 dicembre si darà la festa di Santa Barbara,
non troverete che premiamo un vigile del fuoco perché ha salvato una persona, perché è una cosa Perché è ovvio, normale, è una scontato, cosa ovvia, giustamente. normale. Cosa diversa invece è quando lo si fa libero dal servizio, senza disporre di attrezzature, di mezzi, di tecniche a disposizione. E quindi vorrei appunto riferire un episodio che ha visto protagonista un nostro vigile del fuoco di Roseto degli Abruzzi, che si chiama Stefano Perusi. Ma cito lui soltanto per ricordare che ci sono tanti vigili del fuoco al di fuori dell'orario di servizio, che non smettono di essere vigili del fuoco nel momento in cui vanno via, escono dal cancello del comando, ma lo rimangono al di fuori dell'orario di servizio e sono sempre pronti a intervenire. L'intervento che ricordavi tu prima del sottopasso di Francavilla, dove dei soccorritori hanno salvato una persona che ormai aveva l'acqua alla gola praticamente, una donna che non riusciva a risolversi autonomamente, ovviamente, tra i tre soccorritori c'era un vigile del fuoco. Erano tre e c'era un vigile del fuoco. Questo vigile del fuoco, libero dal servizio, insieme agli altri due, si è accorto di questa situazione di pericolo e sono intervenuti e hanno estratto questa persona. Invece l'episodio che volevo riferire, che riguarda un nostro vigile del fuoco della provincia di Teramo, è capitato il 1° di gennaio di quest'anno, la notte di Capodanno praticamente. Quindi lui tornava con la sua macchina, era stato al veglione, quindi a festeggiare il Capodanno come tanti altri. Lungo la strada si è accorto che c'era una macchina che è uscita fuori strada, aveva avuto l'incidente, aveva preso fuoco nella parte anteriore, nella parte del motore, e lui si è avvicinato a questa macchina e ha visto che c'era un ragazzo all'interno incastrato. Quindi senza disporre di attrezzatura, senza niente, è intervenuto. Ha finito di rompere il lunotto posteriore, si è intrufolato all'interno della macchina, ha sdraiato il sedile, ha estratto questo ragazzo e subito dopo la macchina è stata avvolta dalle fiamme. Quando è arrivata la nostra squadra di Roseto, ormai c'era ben poco da fare per la macchina perché era bruciata completamente, invece il ragazzo fortunatamente era stato estratto da questo vigile del fuoco. È stato premiato con una cerimonia presso il comune di Pineto e quindi questo è uno degli aspetti legandoci a quello che è l'argomento. Quindi, è questo vigile del fuoco ha avuto paura? Sicuramente sì, però lui, conoscendo quella che è la situazione che si vive in occasione di intervento di questo genere, di incendio autovettura in particolare, sapeva che la macchina non sarebbe esplosa, perché esplode soltanto in condizioni particolari, non era quello il caso. Perché il serbatoio era nella parte posteriore, invece l'incendio era nel motore, quindi le conoscenze, la tecnica. Sapeva che le fiamme avrebbero impiegato un po' di tempo per avvolgere completamente il veicolo e quel tempo gli era sufficiente per tentare di estrarlo. Sapeva che se avesse aspettato che l'arrivo della squadra, il fumo prima e poi le fiamme avrebbero avuto ingresso nell'abitacolo e quel ragazzo non ce l'avrebbe fatta. Ovviamente, riflettendo su questi aspetti rapidamente, ovviamente, perché è una riflessione rapida che va fatta, pur avendo paura, pur avendo conoscenza e cognizione del pericolo che doveva affrontare, l'ha affrontato e ha risolto la situazione di pericolo nel migliore dei modi, salvando una vita umana. Assolutamente, sicuramente per quel ragazzo, ma direi per tutti noi, è stato davvero un eroe. Sì, in questo caso potremmo quasi Beh, affermarlo. sì, decisamente sì, un angelo, un eroe, non so Per quel ragazzo sicuramente, quale certo. sia l'attribuzione migliore, però ecco, senza di lui questo ragazzo non sarebbe adesso su questa terra, Infatti quindi. a questa cerimonia ha partecipato anche lui e ha mostrato tutto l'affetto che aveva Lo nei credo. confronti di questo suo soccorritore dei Vigili del Fuoco in particolare perché ovviamente gli hanno consentito di rivedere i familiari, di vivere la sua vita e quindi di avere un futuro. E chissà che non diventerà anche lui un vigile del Ah beh. fuoco dopo questa esperienza per salvare nuove Non vite, è perché ricordo escluso. fosse molto giovane, sui 21 21 anni, anni, quindi. ricordo bene, decisamente sì. Insomma, anche questa puntata è scivolata via velocemente. Andrea, un prossimo eroe è tra i tuoi pensieri nello Io. scrivere un libro? Ah, Andrea Costantini No, scherzo, l'eroe. scherzo. No, ci Candidato sarà. eroe, Candidato sì, tanto ormai siamo anche in vena di elezioni, quindi ci sta tutto. Sì, sto scrivendo un romanzo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, ci sarà un personaggio eroico. Dopo il 43, l'8 settembre 43, gli eroi saranno quelli che hanno dismesso la divisa e imbracceranno le armi per difendere l'Italia. Non dico molto perché è ancora in fase di lavorazione, è lunghissimo il progetto. Però somiglia un po' al vigile del fuoco Esatto. senza uniforme, Sì. quindi Esatto. fuori dall'orario di lavoro, che salva la vita di una persona. Bene, siamo curiosi, poi naturalmente ce lo presenterai. Grazie quindi come sempre Andrea Costantini e grazie di cuore a Maurizio Di Stefano. Grazie Buon a voi. proseguimento, buon lavoro soprattutto, sperando che ne abbiate presto.
pochissimo, non dico nulla perché è impossibile, ma meno lavoro avete, più vuol dire che non accadono fatti che comportano il vostro intervento. Infatti non si augura mai buon lavoro a un vigile del fuoco, perché se il vigile del fuoco lavora Appunto. vuol dire che è successo qualcosa Però di... potreste sempre lavorare al PC in ufficio, Ah, magari a sì, salvare qualche gattino certo. sull'albero, qualcosa di molto più Attività di semplice. questo genere. Attività molto molto semplici. Grazie ancora e grazie naturalmente anche a tutti voi. Arrivederci, buona serata.